Buongiorno a tutti, io sono Federica Dieni della Commissione Affari Costituzionali. Insieme ai miei colleghi abbiamo pensato a due proposte di legge che vanno nell'ottica di ripristinare la trasparenza e l'efficienza all'interno della pubblica amministrazione. La prima proposta che abbiamo pensato riguarda la figura del segretario comunale, questa figura che negli anni è stata bistrattata e che inizialmente invece era una funzione di controllo sull'operato della pubblica amministrazione, perché il segretario che veniva nominato dal prefetto, quindi in maniera oggettiva, poteva in qualche maniera ostacolare l'approvazione del bilancio nel caso in cui avesse riscontrato delle irregolarità e quindi diciamo limitare il potere arbitrario da parte del sindaco. E adesso invece con la legge Bassanini la funzione del segretario comunale è cambiata, è stata anche limitata e questo è dovuto al fatto che adesso è una nomina di tipo fiduciario, è lo stesso sindaco che nomina il segretario, quindi è lo stesso politico, è lo stesso controllato che nomina il suo controllore. Questo appunto non è accettabile e Renzi sta proseguendo in questo senso, in questa escalation negativa, perché con la sua proposta vuole abolire completamente tout court la figura del segretario comunale. Non vorremmo pensare che la sua condanna in primo grado per danno erariale da parte della Corte dei Conti abbia influito su questa sua decisione. Quello che noi invece auspichiamo è, proprio perché interessati al bene collettivo, è che realmente la figura del segretario comunale torni a avere quel ruolo di controllo e di garanzia sulla trasparenza della pubblica amministrazione che appunto è necessaria. E questo è semplicissimo, basta volerlo, basta una volontà politica a riguardo e basta pensare al bene collettivo. Quindi la nostra proposta, che è di facile attuazione e che è a costo zero, è una proposta che va nella direzione di ripristinare quindi la figura del segretario comunale precedente alla legge Bassanini e quindi attribuire allo stesso una maggiore e più penetrante funzione di controllo appunto sull'operato del sindaco, degli enti locali e quindi ovviamente impedire che vengano compiute delle irregolarità da parte dei nostri amministratori locali. La nostra seconda proposta di legge va anch'essa nell'ottica di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione, nonché in questo caso anche di una maggiore importanza della meritocrazia. Sappiamo tutti che in questi anni ci sono stati vari scandali di nomine da parte dei ministri, dei direttori generali, nonché quindi dei dirigenti apicali della pubblica amministrazione. Pensiamo ad esempio alla sanità, dove non viene scelta la persona che ha più merito, ma viene scelta una persona legata al potere politico, quindi il politico di turno che potrà nominare e revocare dall'incarico la persona designata. Quindi anche in questo caso non c'è un effettivo controllo e non c'è una garanzia di assicurare una trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione. Noi per impedire tutto questo vogliamo semplicemente ripristinare con la nostra proposta di legge la figura del concorso pubblico, così come previsto dall'articolo 97 della Costituzione, quale esclusivo metodo di selezione del personale dirigenziale all'interno della pubblica amministrazione. Anche in questo caso si tratterebbe di una proposta a costo zero, una proposta che va nell'ottica di tutelare il bene comune, di tutelare la collettività e di garantire una maggiore trasparenza all'interno della pubblica amministrazione. Quindi è per questo che invitiamo tutti voi a condividere queste due proposte di legge, soprattutto a partecipare, a darci i vostri consigli, suggerimenti e critiche se ce ne dovessero essere a queste proposte, quindi indirizzando tutti ad andare sull'ex per condividerle tutte insieme. E grazie mille per la collaborazione e alla prossima. Buon movimento a tutti.